Nulla da fare per il Picerno, che prima va avanti con la corazzata regina, poi becca quattro reti che lo riportano sulla terra. Al Granillo di Reggio Calabria finisce 4-1 per gli Amaranto, che, trascinati dal Tanque Dennis, travolgono l'11 Melandrino e scalzano il Potenza al comando della classifica. Il Picerno, invece, conferma la sua serie negativa, che negli ultimi 8 turni l'ha portato a conquistare solo 3 pareggi. La squadra di Giacomarro, in sostanza, ha retto l'onda d'urto calabrese solo nella prima parte di gara, in cui ha giocato con ordine e attenzione ed è riuscita anche a trovare il vantaggio, per poi sciogliersi tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo e mostrare tutti i suoi limiti tecnici. L'attacco, composto dalla coppia Esposito-Sant'Agnello, è sembrato più pimpante ed è stato proprio Sant'Agnello a sbloccare il risultato alla mezz'ora, capitalizzando al meglio un servizio dello stesso Esposito. Quest'ultimo, pochi minuti più tardi, ha mancato il raddoppio con un sinistro ben parato da Guarna. Poi è stata solo Regina, prima dell'intervallo, micidiale 1-2 calabrese da metter KO chiunque, e al 42esimo assist di Corazza per Dennis, che senza problemi ha messo in rete. 2 minuti dopo, risultato ribaltato grazie a Rolando che, in tuffo di testa, ha beffato Campagnaro beccato fuori dai pali. Ad inizio ripresa la Regina ha completato l'opera. Dopo 2 minuti è stato Corazza a superare di testa il portiere Lucano. Al 7esimo, doppietta personale del Tanque Dennis, che ha infilato la difesa dopo un'elaborata azione di tutta la squadra. Poker servito e Picerno a tappeto senza attenuanti. Domenica prossima, in casa con la Paganese, non si potrà più sbagliare, anche perché in coda hanno cominciato a vincere.